Anche Papa Francesco ha espresso la ferma e piena condanna contro l'attentato perpetrato durante la sera dell'11 dicembre scorso nel corso dei tradizionali mercatini di Natale a Strasburgo. Ora ascolteremo insieme la testimonianza di chi in quei momenti si trovava proprio nella città francese dove era in corso la seduta plenaria del Parlamento europeo. Dunque andiamo a riascoltare uno stralcio dell'intervista realizzata all'europarlamentare Raffaele Fitto, raccolta per noi da Luca Ciciriello nel corso della trasmissione di ieri di Speaker's Corner. Che cosa ha vissuto ieri sera? Lei è a Strasburgo con la sua famiglia. Che cosa è successo? Ma guardi, è successo che mentre eravamo a cena sono arrivate queste notizie. Io sono uscito dal Parlamento dopo le 19 e con la mia famiglia sono andato a cenare in un ristorante. Poi hanno iniziato a circolare queste notizie fino a che non abbiamo avuto la dimensione di ciò che stava accadendo, ci hanno invitato a rimanere nel ristorante, a non muoverci, e poi nella serata sul tardi siamo riusciti ad uscire, anche perché noi non eravamo per fortuna in un ristorante vicino al luogo del delitto, vicino al centro, ai mercatini, eravamo un po' più vicino al Parlamento, anche se devo dire che sia mia moglie con i bambini ieri nel tardo pomeriggio, un po' prima, verso le 18, che io con loro lunedì sera ero stato proprio nei luoghi dell'attentato e sinceramente vedere le immagini lascia senza parole, perché obiettivamente si comprende quali sono i rischi che si vivono, e quindi lo stato d'animo è assolutamente uno stato d'animo veramente di grande preoccupazione e sdegno per quello che è accaduto, di solidarietà e vicinanza per le vittime che purtroppo hanno subito per questa circostanza casuale, perché purtroppo il destino in questi casi è quello che è, perché per le strade di Strasburgo, per i mercatini ci sono, penso di poter dire, decine di migliaia di persone. L'evento forse del Natale più partecipato in Francia, è uno dei più partecipati in Europa. Certo. Ci sono migliaia e migliaia di turisti e quindi ognuno di noi, essendo stato in quei posti poche ore prima, fa dei pensieri che sono purtroppo dei pensieri molto brutti. Come oggi sarà il Parlamento, onorevole, come sarà affrontata la questione? C'è collaborazione tra i servizi segreti di ogni singolo paese europeo, anche perché lo ricordiamo, l'attentatore è ancora in fuga. E questo è anche un elemento che desta molta preoccupazione. Sì, immagino che ci sarà, come in questi casi, un raccordo tra le diverse intelligence dei diversi paesi per cercare di scoprire innanzitutto le ragioni che dopo molto tempo ritorna e ripiombiamo nello stato di ansia, di angoscia che gli attentati degli anni scorsi ci avevano trasmesso. Sembrava fosse più o meno superato questo stato, questa situazione, invece ieri siamo ripiombati, peraltro anche con una circostanza che non penso sia casuale, perché colpire ai mercatini di Natale a Strasburgo, sede del Parlamento europeo, durante i lavori della plenaria del Parlamento, penso che sintetizzi un messaggio di per sé che dice un po' tutto. È un attacco alla nostra cultura, alle nostre tradizioni, al nostro modo di vivere, alla nostra quotidianità.